curva del tifo pesarese sale l'invito a tutti quanti ad alzarsi, un finale da seguire fino in fondo, 83-81, grandissima responsabilità nelle mani di Panichi, numero 11 della Scavolini, bianca la tenuta a bordi rossi, 44 secondi e vediamo come va a finire questa sfida fra campione in carica e vice campione d'Italia. Matteo Panichi ai primi tiri liberi della partita, in un momento decisamente pesante sulle sue spalle, sbaglia il primo tiro libero Panichi, un ragazzo di 21 anni, lo scorso anno in A2, sono tiri che possono anche decidere, realizza il secondo e Pesaro è a più 3, 84-81, Bologna deve cercare il tiro dalla lunga distanza per agganciare il pareggio, Moretti va in entrata, Moretti, c'è un intervento della difesa di Pesaro, una deviazione, rimessa in zona d'attacco per Bologna, 33 secondi al termine, 84-81, il tabellone di 30 secondi non dà segni di vita, mancano 16 secondi al termine dell'azione d'attacco di Bologna. Dunque Pesaro poi avrà un attimo comunque da giocare, 84-81, Moretti da 3, canestro decisivo, 84 pari e ora è la Scavolini che ha in mano la palla della vittoria o del supplementare, mancano 9 secondi al termine, un tiro qualunque per Pesaro, ovviamente il più facile possibile, Gaines in entrata, a segno a 2 secondi dal termine, realizza Corey Gaines, si è preso sulle spalle una responsabilità enorme, Corey Gaines ha voluto vincere da campione, Corey Gaines, ma mancano ancora 2 secondi, attenzione c'è fallo comunque su Gaines, avrà ancora un tiro libero a disposizione. C'è fallo tecnico, ancora fallo tecnico, a esclusione per Danilovic. Danilovic manda a quel paese gli arbitri ed è la terza espulsione per la Buckler in questa partita. Il tabellone non riporta i 2 punti di Gaines, 84 pari, dice il tabellone, ma Gaines è andato a realizzare a 2 secondi dal termine. Dovrebbe essere canestro valido e tiro libero supplementare. Comunque con il tecnico fischiato Danilovic il discorso è chiuso, perché ci sono, c'è il tiro libero, poi ci sono altri 2 tiri liberi e possesso di palla per la Scavolini. Dunque la Scavolini Pesaro vince questa partita pazzesca in cui ha avuto 16 punti di vantaggio all'intervallo, 17 all'inizio di ripresa, è stata raggiunta, superata, andata sotto di 4. Nel finale ha avuto quell'attimo di lucidità in più per riemergere contro una Buckler che ha dimostrato di avere grinta e carattere, ma che ha dimostrato anche tanto nervosismo. 3 espulsioni in una partita decisa dagli arbitri Baldini e Pasetto sono, credo, un record storico. E questo fra l'altro comporterà dei riflessi anche sul seguito, perché sono prevedibili anche dei provvedimenti, Danilovic ha appena congelato la squalifica con una multa. Riva ancora realizza, Antonello Riva incrementa un bottino incredibile, 43 punti per Antonello Riva, 10 su 11 dalla lunetta, 6 su 9 da 2, 7 su 9 da 3, riesce a realizzare anche sull'ultimo tiro. Dunque Scavolini Pesaro batte Buckler Bologna 93-84, con però tutti i punti messi a segno nel finale, era partita punto a punto, dunque vince la Scavolini sulla Buckler. Una partita fantastica, dobbiamo chiudere qui da Franco Lauro e Gianni De Cleva, grazie per averci